comincia? No, comincia Alain, perché tutto è iniziato da Alain, quindi è bene che cominci lui. Vabbè, allora intanto penso che siamo molto entrambi felici di essere in questo luogo così prestigioso, in quella che in fondo è la nostra città, no? Noi abbiamo due città in comune, Torino e Parigi, però Torino è il cuore, insomma, la nostra, la città da dove veniamo. Quindi noi abbiamo fatto alcune presentazioni di questo libro già in altri posti, ma abbiamo deciso che l'ultima presentazione doveva essere fatta nella nostra città, a Torino. E quindi vi ringraziamo, siamo molto onorati e felici di essere qua, no? Di aver portato questo libro, in cui tra le altre cose a un certo punto si parla anche di Torino, no? Cioè non è che Torino è estranea a questo libro. No, Torino è la città dove ho iniziato a lavorare e dove continuo a lavorare. È Torino la mia città. La città dove è il tuo studio, dove hai avuto altri studi e dove hai cominciato ad avere successo anche, no, in qualche modo, perché Giuseppe Penone, se lo dice lui... Dove ho avuto la fortuna di conoscere gli altri artisti che sono diventati dei compagni di strada e di percorso nel tempo. Io ero l'ultimo, il più giovane, e sono stato inserito in questa vicenda dell'arte povera un po' per caso, perché avevo portato delle fotografie dei lavori che avevo fatto sugli alberi a Torino e avevo fatte vedere a Gian Enzo Sperone, che aveva la galleria qui vicino, aveva la galleria in via Cesare Battisti, subito all'angolo, vicino alla Galleria del Nuovo Romano. E Gian Enzo ha appeso queste fotografie sul muro, così come un'informazione, non come una mostra, come un'informazione. Ed c'è stata la coincidenza che Germano Celant ha visto queste immagini, si è interessato e mi ha chiesto di mandare del materiale per una pubblicazione che stava preparando. E nessuno sapeva bene cosa fosse questa pubblicazione, ed era il volume Arte Povera che ha fatto il 69. Celant è il padre, no, di questa idea dell'arte, cioè l'arte povera ovviamente esiste di per sé, ma lui l'ha messa in scena in qualche modo, l'ha fatta vivere. Ma sai, quel libro non era solo sugli artisti italiani, era un libro su tutto quello che il materiale che aveva raccolto in Europa e negli Stati Uniti. Quindi era un libro con delle partecipazioni di artisti che provenivano un po' da tutto il mondo occidentale. E solo successivamente che questo nome Arte Povera ha individuato gli artisti italiani. Ed è stato la prima volta che c'erano già state delle mostre di arte povera, ma sempre con, non solo con artisti italiani. La prima volta che ha identificato il gruppo degli artisti italiani è stato in occasione della mostra alla GAM di Torino, dove nel titolo era riportato, credo fosse con Conceptual Art, Minimal Art, Arte Povera. C'erano tre, era un titolo composto nel cui appariva questa parola, questa parola arte povera, che è diventata poi l'identificazione per gli artisti italiani di quegli anni. Ecco, lui dice italiani, però principalmente questi artisti sono o piemontesi o torinesi, no? Cioè Torino no, è... c'era un nucleo era un nucleo di importante, li possiamo citare, che sono fotografati nel libro, no? Boetti, Merz, Pistoletto, certo. Zorio, Anselmo e così via, no? Che sono tutti nati qui a Torino, lavorato qui a Torino. Ecco, lui però non è nato a Torino, e
È questo che... cioè Torino è il luogo dove mette le basi, no? Per poter lavorare, perché comunque un artista ha bisogno... non è come uno scrittore può lavorare in una camera d'albergo e in qualunque posto. Invece un artista sì, può fare degli schizzi, del resto credo che Giuseppe abbia spesso dei pezzi di carta, una matita per fare degli appunti, però il lavoro è svolto in un luogo. Detto questo, la parte credo molto affascinante di questo libro è la prima parte, perché racconta da dove viene lui, cioè lui non è torinese, nasce in una piccola cittadina, non so se si paese. Dice città paese, che si chiama Garressio, che è diciamo al confine tra il Piemonte e la Liguria, ma quello che è interessante è che è un paese con dei boschi intorno, dei ruscelli, dei fiumi, degli alberi, delle pietre, delle patate, insomma tante cose della natura, dove lui cresce, no? Educato da un papà che si occupava di queste cose, in un mondo lontano, arcaico, un mondo premoderno, no? Era, e una mamma che invece aveva già, no? C'era un padre scultore, cioè c'era già questo nell'aria, no? E Giuseppe e suo fratello vivono bambini fino ai 15 anni, 14 anni, in questo luogo, e poi verrà a Torino all'Accademia, eccetera. Però tutto questo, e ti faccio io la domanda, in fondo questa esperienza della tua vita, della tua infanzia, è stato così l'origine del tuo lavoro, no? Assolutamente. Ci vuoi un po' dare l'emozione, se te la ricordi? No, ma sicuramente, perché io quando... ho pensato di fare un lavoro che fosse personale, che non fosse solo un lavoro così di studio o accademico, sono ritornato su quelle che erano le cose che conoscevo meglio, che erano i luoghi della mia infanzia, le esperienze, le sensazioni che avevo avuto rispetto alla natura. E quindi su tutto il vissuto che avevo avuto nell'infanzia. Questo è stato il mio punto di partenza, che ha in qualche modo è stato il punto germinale di tutta l'opera che ho fatto. Ecco, ma Pennone è famoso per gli alberi, l'albero, il cuore dell'albero, l'interno dell'albero, e poi il rapporto tra l'essere umano, il corpo umano, le mani umane e gli alberi. Come nasce questa idea di coniugare l'uomo e l'albero? Ma è nato dall'intuizione che l'albero era un fluido, e quindi come un fluido poteva essere modellato. Questa era l'intuizione, e legandolo quindi a un gesto di scultura. E poi è stato l'avvicinare il mio corpo all'albero, quindi con l'idea di paritaria tra la mia esistenza e l'esistenza dell'albero. Un gesto che ho fatto, che era quello di appoggiare la mano sull'albero, e che ho pensato come potevo fare per farlo ricordare all'albero questo gesto, ed è stata l'intuizione di fare una mano, la mano in acciaio, e di porla sul tronco dell'albero, e l'albero crescendo avrebbe realizzato l'impronta della mia mano. Quindi questo gesto presupponeva però il tempo di crescita, quindi ho spostato la visione dell'opera nel tempo, e la materia stessa è diventata, che si trasformava nel tempo, è diventata l'opera, è diventata l'azione. Quindi la mia azione era un gesto fisso, e invece è la materia stessa che ha realizzato l'opera. Che ha realizzato la scultura. Però tu hai detto tempo, no? Cioè, in fondo, lavorando con lui,
abbiamo lavorato in un clima molto particolare, che era il momento della pandemia, no? In cui così avevamo più tempo, no? Perché non si poteva fare granché, i musei erano chiusi, le gallerie erano chiuse, le case editrici così stavano a casa, e quindi invece noi nei momenti, negli spazi liberi, no? Quando si apriva, si chiudeva, si apriva, si chiudeva, ci vedevamo appunto nel suo studio. E come ho detto, mi divertivo perché ho avuto un'esperienza precedente di questo, no? Cioè, metodico, lui metodico. Io arrivavo da lui, lui era seduto lì, mettiamoci un tavolo qui davanti, sempre lo stesso tavolo, la stessa cosa. Vuoi un caffè? Sempre. Dico, sì, va bene, grazie. Allora, già era pronto il caffè, no? Che arrivava dopo due minuti. Poi dopo un po' arrivava Dina, sua moglie, che portava acqua, e così ogni tanto assistevo, ogni tanto uscivo, insomma entrava da questa intervista. E poi, siccome non si poteva solo raccontare la sua vita, la sua opera, a un certo punto mi sono ricordato che c'era una rivista francese molto bella, in passato, che si chiamava Les Cahiers de l'Energumène, dove in ogni numero c'era una persona di un certo tipo che faceva una ricetta, il risotto di Gadda, Pellegrino Artusi e così via. Allora a un certo punto lui parlava appunto così, l'albero, la cosa, l'impronta, e dico, ma tu qual è il tuo piatto preferito? E allora, e qual è il tuo piatto preferito? Beh, no, perché poi, adesso no, no, il piatto preferito è un piatto che ricorda la mia infanzia. Esatto. È un piatto che non ogni tutti tanto conosco. Rifaccio, cioè, anzi ce ne sono due in verità. Uno è lasagne e rape, è la pasta fatta in casa, cucinata poi con delle rape, che dovrebbero essere delle rape di Caprauna, che è un piccolo paese sulle montagne, è già Liguria. Quelle sono le rape migliori per questo piatto, una rapa pasta gialla. E si taglia la pasta da quadrotti, e le rape a quadrotti si fanno cuocere insieme, poi viene condito semplicemente con burro, latte, formaggio, e raschera. Il formaggio giusto è la raschera, che è un formaggio d'alpeggio che viene dal... Poi gentilmente loro mi hanno invitato, cioè di parole, lui l'ha voluto poi provare, mi hanno invitato a colazione, l'ho provata, devo dire che non si trova, no? È un piatto che non, sì. Ma che è veramente molto particolare. E, insomma, il nostro libro è affatto anche di queste cose, no? Okay. Cioè di ogni tanto che cos'è la vita, è fatta di tanti elementi, quindi rompevamo... ogni tanto la serietà o così il percorso dell'arte e con le cose della vita, ecco. E ripeto, c'è in lui questa, non hai nostalgia del tuo villaggio, del tuo paese, perché te lo porti dentro. Non c'è la nostalgia perché non esiste più quel mondo, è un mondo che è scomparso e poi è molto cambiato il paese stesso, io ci vado poche volte. Ecco, ma quello che a me ha affascinato, no? Lo conoscevo, sai, un artista lo conosce attraverso le sue opere, non è come uno scrittore, è una persona che ha la fortuna di fare una scultura, un quadro, una cosa, e poi lo vedi. E io avevo visto varie cose di Penone, ma quello che mi ha affascinato è che appunto lui parte da questo villaggio dove non esiste veramente, cioè esiste una società, ma una società locale di ragazzi, dei contadini, delle cose, e di colpo va a Londra, in Germania, a Parigi, a New York, in Giappone, in Libano, cioè il tutto subito, no? Cioè, e molti mi hanno fatto questa domanda, come mai? Ma è successo tutto in modo molto semplice. Io non me ne sono neanche reso conto, in un certo senso, non è che mi sembrava tutto normale. In realtà ho raccontato che Germano ha
pubblicato nel suo libro le immagini di questi lavori, queste idee che avevo, e successivamente sono stato invitato in parecchie mostre. Sono stato invitato a New York per una mostra che c'era al MoMA, che hanno fatto al MoMA, che si chiamava Information, curata da Kineston Meshan, che era un curatore del MoMA, sono stato invitato alla Biennale di Tokyo del 70. E quindi sì, ma non era così ovvio, no? Nel 70 andare a Tokyo, andare a New York, andare di qua di là. Io quello che voglio capire, va bene, no? No, ma c'era, ma che c'era... effetto faceva uno che veniva da un paese trovarsi improvvisamente nelle città più grandi del mondo? Ma sai, tutto il mondo è paese, si dice. Ma però quando sei arrivato... Io partivo dal principio che una pietra ha lo stesso valore a Garessio come a Torino, come a New York, come a Tokyo, la pietra. E così sono anche persone. Però non eri preparato, perché quando lo scrivi qua, quando sei arrivato a New York... ti sei guardato in giro e non eri vestito nel modo giusto. A New York nel 70 c'erano un mucchio di homeless per strada, erano tutti ragazzi che erano tornati dal Vietnam, che chiedevano. Io ero vestito con la giacca normale. Come sono arrivato mi sono reso conto che era pericoloso girare in quel modo, perché anche c'era molta tensione tra... anche con le comunità nere. E quindi mi sono vestito, avevo una giacca militare, mi sono messo la giacca militare e poi ho potuto girare senza essere infastidito. E quando sei arrivato in Giappone? Che poi tra l'altro poi si sa, no? Sapete che Pedone ha vinto il premio imperiale, no? Che è il premio Nobel in fondo dell'arte, e quindi è stato insignito dall'imperatore del Giappone, no? Non con la giacca militare, ma con la cravatta. Ma che il Giappone è forte nella tua vita, no? Perché ritorna, ma la prima impressione. Ma la prima impressione era di un luogo veramente diverso, perché dove cercavo di trovare dei punti di identità, perché la cultura, la lingua naturalmente, le persone, tutto diverso, città a Tokyo senza vie, c'era ancora il nome dei palazzi e il taxista viaggiava chiedendo informazioni dove era tale palazzo che era situato in una certa area della città. E infatti a un certo punto mi ha abbandonato il taxista, mi ha portato alla stazione di polizia. e poi da lì mi hanno caricato su un taxi, sono poi arrivato a destinazione. Ma senti, questa roba delle stazioni mi sembra un po' un vizio, no? Perché anche a Parigi, se non sbaglio... Non c'eri mai stato, non avevi... Come andare anche lì, no? Precedente, di nuovo. È precedente. Ma non tantissimo. No, l'anno precedente. Ecco, anche lì cosa è successo? Ma lì invece è un'altra storiella, perché c'era una mostra a Düsseldorf che era Prospect 69, cui partecipavo. E da Düsseldorf andava a Parigi perché c'era la mostra di Anselmo alla Galleria Sonnabend. La signora Sonnabend era a Düsseldorf e l'accompagnava il suo assistente, che era Antonio, che era un giovane ragazzo, forse la mia età, no, era più vecchio di me, comunque di poco. E il giorno successivo all'apertura della mostra Prospect dovevamo andare a Parigi insieme, ma al risveglio lui non è partito perché aveva dimenticato la borsa della signora Sonnabend al ristorante, quindi doveva aspettare che aprisse il ristorante per prendere questa borsa di cui era responsabile. Al che io sono partito, però non...
Quando ho preso il biglietto mi sono reso conto che erano gli ultimi soldi che avevo. Comunque ho comprato il biglietto per Parigi, mi sono bastati. Senza soldi? Poi non hai più niente. Sì, però avevo il biglietto, quello era forse. Sì, ma poi basta. E poi basta, però le carte quando sono arrivato a Parigi non c'erano? C'erano gli amici, no? Andavo in galleria, quindi potevo chiedere prestito, potevo avere soldi. Quindi mi sono tranquillizzato fino a quando ho pensato che non avevo l'indirizzo della galleria. Questo complicava un po' le cose. E poi mi sono tranquillizzato pensando di recuperare l'indirizzo dagli annuari telefonici. Quando sono arrivato a Parigi al Gare du Nord c'erano gli annuari telefonici, però ce n'erano uno per un arrondissement, c'era una colonna di libri e quindi diventava complicatissimo cercare questo indirizzo. Oltretutto molte pagine erano strappate, era un disastro. Al che ho pensato di prendere un taxi e di cominciare a viaggiare pensando che poi avrei spiegato al taxista la mia situazione e lui mi avrebbe aiutato a trovare. Insomma. Io parlavo francese, mi chiedeva dove andare, gli ho detto di andare verso il centro. E senza il centro sapere, non esiste veramente, no? Senza sapere dove. E il taxista ha fatto Boulevard Sébastopol, ha attraversato il ponte della Seine, ha svoltato a destra sui quai e io nel frattempo non è che stavo attento a quello che vedevo attorno. A un certo punto ho visto Mazarin, c'è l'Accademia di Francia e mi sono ricordato che l'indirizzo era Rue Mazarin e quindi ho detto Rue Mazarin al taxista e il taxista ha girato, era esattamente in Rue Mazarin, passato l'Accademia di Francia e dopo pochi centinaia di metri c'era la galleria con l'insegna. Io sono sceso, ho preso i soldi, ho pagato il taxista. Ma diciamo che sei fortunato, no? Un po'. Sì, però. Però non vorrei che pensasse che lui è uno sbadato, perché non lo è affatto, è una persona molto precisa. E io ho tratto grande insegnamento da questa precisione. Sapete che viviamo in un mondo poco preciso, no? Anche gli stessi giornali hanno molto meno attenzione ai refusi, certi mestieri, correttori di bozze dei giornali o altri, non ci sono più e così via. Quindi un mondo abbastanza negligente, no? A tal punto che quando c'è la crisi economica tu non capisci perché in un negozio non sono gentili con te, non gli importa niente di venderti qualcosa, allorché insomma dovrebbero invece darsi più da fare del necessario. Io quello che ho imparato da Giuseppe Pennone facendo questo libro è il suo gusto per la precisione. E vorrei che vedesse questo libro. Io penso che è un suo lavoro, no? Cioè io l'ho solo aiutato con un assistente, appunto come adesso, a parlare, a raccontare molte altre cose, ovviamente. Però è tutto fatto da lui questo libro. Cioè, è fatto anche la Bompiani, voglio dire, la cara Beatrice Balsini si è data da fare. Però il grafico l'ha scelto lui, l'ha voluto lui. E ha fatto fare una grafica speciale. Le fotografie sono state tutte scelte con moltissima cura, le didascalie scritte con moltissima cura, la fotografia scelta e quello che vedete, il 474 risposte, che è il titolo che ha scelto, è scritto con la sua calligrafia. Quindi è tutta una cosa fabbricata da lui. Però tu, devi pensare che io faccio un lavoro che è quello del soprattutto di scultura. La scultura non è qualcosa di getto, cioè può anche essere un qualcosa che fai gestualmente in un istante, ma di solito va strutturata, va organizzata. Quindi sono tanti passaggi e se tu non ti organizzi
nella successione di queste azioni ti trovi male, non riesci a lavorare bene. Quindi credo che in parte quando si è presentato quest'idea di fare il libro, la mia preoccupazione è stata quella di trovare una gabbia, di una struttura all'interno della quale muovermi, e quindi le domande dovevo in qualche modo metterle all'interno di questa gabbia. Quindi i diversi momenti, anche dividere le cose in diversi momenti senza essere obbligatoriamente cronologico nella descrizione, a parte la prima parte, poi dopo si spazia, si va e si viene nel tempo. Quindi credo che tutta questa cosa che stai dicendo. Ma l'ho anche detto a alcuni miei familiari, no? Nipoti e figli, che è importante questa cosa qui, cioè di essere. E poi il prodotto, io non posso fare la reclame di quello che ho fatto anche io, ma siccome l'ha fatto lui, questo libro è bello, cioè un bell'oggetto, perché il libro è anche un oggetto, no? È anche una cosa che uno ha. E quindi, comunque è un libro che è stato possibile perché tu giustamente mi indicavi le parti che potevano avere più interesse e potevano essere sviluppate con maggiore attenzione. Soprattutto ti dicevo una cosa molto chiara che uno scrittore ovviamente sa anche, per esempio, chi fa della televisione, la radio, eccetera, che invece l'artista non ha bisogno di sapere, perché l'artista si esprime col suo lavoro, no? Mettiamo che questo fosse un lavoro, è lì, e quindi uno lo vede, e lo capisce o non lo capisce, però è lì. Invece le parole, le spiegazioni, questo me l'ha insegnato Alberto Moravia, no? Quando lavoravamo insieme moltissimi anni fa, che la cosa più difficile è, scrivendo, ma anche parlando, e sapere spiegare delle cose complicate in un modo semplice, in un modo che si capisce, perché comunque la gente, se non capisce, chiude il libro, e in più non è obbligata a sapere, cioè se lui dice Germano, dobbiamo sapere che Germano Celant, che era uno storico dell'arte, esatto, un critico che ha fatto le mostre, eccetera, eccetera. Cioè, per lui è tutto scontato, no? Perché è il suo mondo. Allora, che cosa ho cercato di fare io? E in due esempi soprattutto molto importanti, e poi vengo anche a una domanda che mi sembra che vorrei fare. Cioè, lui ha messo dei suoi lavori tra tantissimi altri luoghi, uno al Venaria, dove ha anche lavorato sul, come si dice, landscape, sul paesaggio, no? Di Venaria, e l'altro a Versailles, nella reggia di Versailles, nel giardino di Versailles. Ora, non tutti conoscono né Venaria né Versailles. E lui diceva sì, perché poi mettono un albero lì a destra, sai, dove c'è il giardino tale che così, eccetera, eccetera. E dice, guarda, uno che non è mai stato non capisce niente. Quindi devi spiegare come è fatto il giardino, dove... E lui in questo è bravo, no? Che non è, dice, perché alcuni artisti, alcuni personaggi che uno intervista dice, senta, chi si crede di essere lei? Invece lui ha questa intelligente umiltà, diciamo, no? Questa semplicità in cui, capendo che quello che è importante è che il libro si legga bene, si è messo lì e ha riscritto più di una volta, forse, finché il risultato è che quando uno legge un libro, legge queste cose, capisce dove sono queste sue opere, no? È come un viaggio in cui vedi come è. Quindi è stato molto bravo, secondo me, anche ha fatto bene a seguire questa idea. Assolutamente, no? Perché erano indicazioni giuste, oltretutto la tua esperienza di scrittore è stata fondamentale. Io non sono uno scrittore, io scrivo... No, perché devi comunicare. L'altro giorno a New York c'era una cosa su Giorgio Bassani, dove sono andato io a parlare, eccetera, e c'erano due accademici dei Lincei, che sono dei personaggi, professori, eccetera. Ogni 6 minuti dicevano, come tutti sanno, nessuno sa niente.
no? Ma tutti sanno zero. Invece lui, che è un artista, ha capito bene questo concetto, che è la differenza tra una cosa che spieghi o dici o una cosa che è lì e vedi. Sì, vado cioè, anche alla domanda. Cioè, no, cioè, volevo dire soltanto che tu prima dicevi della semplicità, sì, nell'espressione. Questa semplicità è una sintesi, che viene espressa, sì, con delle parole molto semplici. È un allenamento questo che io in fondo ho, perché nell'opera io sono costretto a creare una sintesi. Se non riesco a fare la sintesi, l'opera non ha una sua autonomia. Quindi è un processo mentale che in qualche modo si può condividere con quello della scrittura. Avete, mi hanno trovato il punto di riferimento. Sì. Io però voglio sapere, cioè, lui ha parlato prima della ricetta, dei viaggi, cioè, ha parlato, usava la parola tempo, no? Cioè che l'albero ci mette tempo a inglobare la cosa della mano. Il tempo è una cosa molto importante e ricorrente nel pensiero di Giuseppe, che poi gli fa scegliere determinati materiali, soprattutto poi a un certo punto non più così, ma il bronzo, no? Perché lui vuole fare delle opere che rimangono. Allora, che differenza c'è, per esempio a Versailles o a Venaria, tra un albero vero? E tu hai fatto questo, vicino a un albero vero, messo un albero tuo, che è un albero magari di bronzo. Ecco, qual è il rapporto nel tempo di dell'albero vero e dell'albero di bronzo? E ho ragione nel dirti che per te è importante questa cosa del tempo e dell'opera che resta? Il rapporto in realtà è un'indicazione di come il bronzo possa in qualche modo rispecchiare la natura dell'albero. Lo rispecchia non soltanto perché si patina e prende il colore del vegetale quasi sempre, ma anche per un'altra ragione, che invece è di tecnica. L'albero è una struttura che si eleva alla ricerca della luce e struttura tutti i suoi rami per sostenere le foglie, per cogliere la luce. Il bronzo è viene fuso e versato all'interno di una forma che percorre per forza di gravità, quindi fa l'operazione opposta di quella della crescita dell'albero, e la superficie della scultura, che viene alimentata da tutte le canalizzazioni che si chiamano tutte le canalizzazioni che vengono fatte da queste colate portano alla superficie della scultura, che in fondo è come le foglie dell'albero. Quindi c'è un'affinità profonda nella tecnica di diffusione del bronzo a cera persa. Questa era la cosa che mi ha affascinato. Gli alberi crescono, però possono morire. Adesso rispondendo alla questione del tempo, io faccio un lavoro che è quello della scultura. Quello della scultura è un oggetto che occupa uno spazio specifico, può anche occupare uno spazio grande, ma uno spazio, un punto preciso, perché sia visto dalle persone deve durare, e se dura poco viene visto da un numero molto limitato di persone. Ora la mia speranza è che l'opera venga vista da un maggior numero di persone possibili. Quindi, perché avvenga questo, deve avere una durata, bisogna affidarla a dei materiali che durano. Poi, naturalmente, da un punto di vista filosofico, è una stupidaggine, perché tutto finisce prima o poi. Però c'è questo desiderio di permanenza, che è la cosa che alimenta tutte le nostre azioni. Ecco, però c'è una differenza, no? Per esempio, tu hai una doppia esperienza che non tutti gli artisti hanno, cioè, ripeto quello che stai dicendo, un artista che fa dei quadri o che fa delle altre cose è in una galleria, in una casa o in un museo, no?
tu sei in una galleria, in una casa e in un museo, però tu sei anche in un parco, non so, al Giardino delle Tuileries, al come si chiama lì, a Versailles, a Venaria, dove passa della gente di tutti i tipi. Magari che vai al giardino per andare al giardino, ma non per vedere l'arte. Cioè, e improvvisamente si trova un'opera d'arte. Quindi è più interessante questa esperienza. Ma cioè, nel fatto che puoi toccare un pubblico di gente che non sa niente dell'arte che viene dai paesi più... È interessante perché in quel caso tutti è come vedere l'evolversi dell'opera nel tempo. Se la gente se l'opera riesce a attrarre l'attenzione di un pubblico che non è specifico, come nel caso di Versailles, c'era un pubblico proveniente da dei paesi molto lontani, e questo significa che c'è qualche speranza che il lavoro possa essere interessante anche in un futuro, o attrarre l'attenzione anche in un futuro, anche perché normalmente quando c'è l'uso dell'albero per me è anche, a parte il fatto, come dicevo, questo aspetto tecnico, ma è anche una scultura ideale perfetta, perché è un essere vivente che fossilizza nella sua forma la necessità della sua vita. Quindi è un oggetto che è sempre perfetto, anche il più brutto degli alberi ha una perfezione. E questo carattere io l'ho voluto indicare attraverso le fusioni in bronzo. Ma perché il bronzo? Ma il bronzo per questa ragione che dicevo prima, perché è un materiale che fossilizza ne hai provati tanti colori, altri materiali. Si ossida come i vegetali, è mimetico. Ma come sei arrivato al bronzo? Perché hai detto la mano era d'acciaio all'inizio, sì, poi c'è la ricerca anche sul marmo nella tua vita, hai fatto tante esperienze. Il bronzo è a metà tra, in fondo, nel nostro immaginario, tra l'organico e l'inorganico. Qui a Torino non so, ricordo più quale monumento, ma c'è un monumento del scultore, non so se era Vincenzo Vela. Sì, forse sì. E c'è lo scultore... al fondo del Corso Stati Uniti. Esatto, c'è la scultura e la scultura in marmo. E poi c'è rappresentato lo scultore in bronzo. Non è e cosa si è rovinato di più, il bronzo o il marmo? No, la questione è che il bronzo, in qualche modo, nel nostro immaginario, è più vicino alla materia organica che non il marmo. Che è freddo il marmo. Perché è freddo. Perché... Però te sei andato a Carrara, là dove andava Michelangelo, a cercare dei blocchi di marmo. Questo sì, però è sempre però in un'idea di vitalità, cercando di... A me interessavano dei blocchi e dei marmi. Ma perché da ragazzino andavi a Albenga, dove c'erano degli altri materiali ancora? Cioè, qual è il tuo rapporto con questi materiali? Andavo al Bissola. Al Bissola, secondo me. No, il rapporto con i materiali... con chi è di Albenga. No, Albenga è vicino, però, no? Cioè, ci sono i carciofi. C'è sempre la A, però. No. Cioè che è un paese della Liguria, ecco, per specificare. Sì. La creta è un altro materiale favoloso, perché è la memoria, è la terra, è la memoria di tutte le cose, in fondo. E lavorare con la creta è un materiale estremamente piacevole da lavorare, da plasmare. È un materiale che... Però l'hai abbandonato poi. No, ma io faccio il lavoro a seconda dell'idea del lavoro, c'è il materiale corrispondente, cerco il materiale corrispondente. Non tutti i materiali, non è che una forma fatta si può fare in un bronzo, poi in acciaio, poi in creta. Quella forma deve, secondo me, bisogna trovare il materiale più esatto perché sia presente, altrimenti diventa un gioco solo formale. Deve esserci una ragione. Ecco, io ho molto rispetto per gli artisti in generale che sanno disegnare, perché secondo me se uno non sa disegnare è come uno che fa lo scrittore e non sa scrivere, no? Quindi
lui sta parlando di sculture, ne ha fatta una, dov'è quella scultura gigantesca, quell'opera che sembra un albero gigantesco, complicatissimo. Io ho visto il disegno, già cioè solo in il Arabia. Disegno, pezzi, come sta in piedi. Cioè... In Arabia, ad Aran, King Abdalubu, King Abdul. Abdul non so, comunque un centro, qualcosa, è un centro. Come tutti sanno. Mi dimentico sempre il nome del luogo. Ma però lì ci sono voluti degli ingegneri, no? C'è un lavoro. Vabbè, sì, no, era un lavoro che è alto 30 metri e per realizzarlo ho dovuto fare un disegno molto esatto. Affinché gli ingegneri potessero fare i calcoli e ho fatto il lavoro aderente al disegno che ho realizzato. Quindi come costruire un grattacielo, una cosa non proprio. Infatti te hai lavorato con Renzo Piano, no? Hai fatto delle cose con lui. Con Renzo Piano ho fatto una mostra in questo spazio che c'è in Provenza. Chateau Lacoste, dove lui ha fatto un padiglione e avevo mostrato lì e ci conosciamo, poi soprattutto ho mostrato al Boubourg che è un'altra sua creatura. E tra l'altro quando ho fatto la mostra Boubourg Renzo mi ha detto che l'avevo usato nel modo giusto, come lui aveva immaginato, perché lui aveva immaginato che diventasse come una fabbrica questo luogo. Il Boubourg infatti lui è molto fiero della resistenza anche del Boubourg, sì, no? Sì. Cioè che sono anni e anni, migliaia di persone. Sì, e poi è flessibile come spazio, è uno spazio che rispetto all'idea del White Cube è un po' non è proprio quello, però è uno spazio che attraversa il tempo molto facilmente. Ma sì, sai, mi fai siccome a me chiedono come fa le interviste, le prepara, è impossibile, perché una cosa ti porta un altro, sto per chiederti una cosa ma invece te ne chiedo un'altra. È importante il rapporto, no, tra il museo e l'artista, cioè quale museo e qual è l'architetto, quali sono gli architetti o i musei nei quali tu ti senti più a tuo agio, dove preferisci far vedere le tue cose? Allora, in linea di massima lo spazio è molto importante, ma sono le persone che sono nello spazio che sono importanti. A volte hai dei musei che sono secondari come architettura, che non sono belli eccetera, però c'è una figura importante come direttore o come curatore e quel museo diventa un punto di riferimento per l'arte. In altri casi un esempio? Ma non so, posso farti un esempio? C'era un museo a Mönchengladbach che era curato da... Dove è questo museo? Mönchengladbach, la città del Borussia, della squadra del Borussia. C'era un museo, era un piccolo edificio, era una casa praticamente, e lì hanno fatto le prime mostre più importanti artisti europei. Ha fatto la prima mostra Marcel Brotters, Beuys, e ha fatto tutta una serie di mostre nel tempo straordinarie. E quel museo era conosciuto e per gli artisti era un punto di riferimento, e come spazio era veramente una cosa insignificante. Altre volte invece ci sono degli spazi straordinari e che diventano solo dei punti di ostentazione, e anche in quel caso magari non è che sia, cioè, così. Cioè Sanchieri, per dire. No? Cioè ma sì, il no, monumento sono di se degli stesso, spazi dove poi di... però... Il lavoro è meno... Sì, magari in quel caso diventa difficile esporre. Comunque io ho avuto occasione di lavorare con Jean Nouvel, per esempio, al Louvre Abu Dhabi, che è uno spazio straordinario, ha fatto una cosa straordinaria. Secondo me, basandosi solo su un principio molto semplice, è quella del riparo dal sole. Lui ha fatto una cupola... come una griglia di diversi 7 o 8 diversi strati attraverso i quali filtra la luce del sole ed è una luce poi che cambia, che posiziona a seconda delle ore,
E questo luogo ha una differenza di temperatura rispetto all'esterno di 5-6 gradi. Quindi quando si entra sotto la cupola si ha l'impressione che faccia fresco, perché fa molto caldo fuori. Non per, però lui ha fatto questa cosa straordinaria. È un luogo veramente meraviglioso, perché poi c'è l'acqua che penetra all'interno sotto la cupola e che riflette, e che i riflessi della luce si riflettono sulla volta. È un luogo magico. Ha avuto l'occasione di fare un lavoro per quel luogo. A proposito, riesce di svii continuamente. Io volevo fare una domanda e di nuovo ne devo fare un'altra. E fare una. Che parli di luoghi così, della magia, eccetera, tu con Regista Brea hai la fortuna di vedere un altro luogo magico che descrivi qui, che è l'opposto della modernità, ma che dimostra il fatto che l'artista, l'arte, il disegno, la poesia non solo sono sempre esistiti, ma forse sono l'unica cosa che rimarrà. Ecco, e tu cosa parli, hai fatto? Sei andato dentro? Tu parli della Grotte Chauvet. È un luogo che ho avuto la fortuna di visitare, perché avevo fatto, mi aveva telefonato Gilles Clément per... Chi è Gilles Clément? Gilles Clément è il paesaggista francese che è famosissimo. Che mi ha invitato a partecipare a una, non era proprio una mostra, comunque a intervenire in più luoghi di quel luogo, di quella regione che si chiama l'Ardèche, e io ho partecipato a questa, ho fatto questi lavori in diversi luoghi, e in fondo, per ringraziarmi del lavoro che avevo fatto, mi hanno invitato a visitare le Grotte Chauvet, che è un luogo che non so se ora ancora permettono le visite, ma allora permettevano a 40-50 persone all'anno di vederle. E ho avuto questa fortuna. Entrare all'interno di quel luogo è stata un'esperienza straordinaria, perché ci sono delle pitture fatte 35.000 anni fa da delle persone che... 35.000 anni fa? Sì, è una misura un po' strana, ma la cosa straordinaria era che c'era a terra la polvere di carbone che avevano usato per disegnare. Qui si aveva l'impressione che fosse stato fatto da poco tutto questo. 35.000 anni sono tanti. Sono molti. Comunque adesso gli faccio finalmente la domanda che ho voglia di fare, no? Perché parlavamo, io ho detto che un artista deve, secondo me, che sono vecchio, deve saper disegnare. E in questo libro, è bello perché le ha scelte lui, ma ci sono le immagini di un Penone che da bambino, insomma da ragazzino, ma veramente giovane, disegna i compagni di scuola, i suoi parenti, la mamma, il papà, il fratello. Disegna e a volte scolpisce, ma non scolpisce un albero, scolpisce una testa. Quindi lui è un... voglio che sia chiaro, adesso non darti delle ali, insomma, come Picasso, no? Io ho visto una mostra di Picasso giovane che tra gli 8 e i 12 anni già faceva dei disegni molto difficili. Lo stesso faceva lui. Il fatto che lui poi sceglie l'arte povera come, non so, come gesto, perché non vuole essere uno che ripete le stesse cose, ma le sa fare. Cioè non è che lui ha scelto gli alberi o altre cose che ha fatto, di tanti, che sono cose astratte in un qualche modo, no? Ma sa anche, avrebbe saputo essere un grande pittore convenzionale o antico, no? Ma... perché non è che è all'accademia che te l'hanno insegnato, dove hai studiato un po', ma è da solo.
No? Sì, questo è vero. Comunque c'era Goethe che diceva, era molto fiero di aver scritto un libro sulla, di botanica, che è La metamorfosi delle piante. Era fiero di quello e diceva che la poesia l'avevano scritta in tanti prima di lui e che ce ne sarebbero stati tanti dopo. Invece quell'intuizione, quella cosa specifica l'aveva fatta solo lui. E l'albero l'hai fatto solo te. Però ti piace disegnare? Cioè, perché così, hai anche ovviamente disegnato queste sculture, questi alberi. Sì, ma non disegno solo per il piacere di disegnare, disegno sempre per un motivo, quindi è un... Ecco, ma cosa ti ha fatto lasciare? Vabbè, l'abbiamo detto adesso, no? Lasciare questo talento che avevi naturale, forse. Ma non è che l'ho lasciato, guarda che si sposta nel riflesso di quella preparazione c'è poi nelle altre opere, non è che non ci sia. No, ma poi ci sono state mostre di disegni, anche soltanto ultimamente di disegni. Ci sono state, sì. Mm-hmm. Sono state ultimamente. Infatti. Philadelphia, Bobur. E quindi volevo rilevare l'aspetto importante del disegno della sua vita. Ma il disegno è una cosa stupefacente se si pensa che un foglio di carta non è niente. Il carbone o la matita, anche quello, no? È una materia che non è niente. Si può pensare che sia sporco. Il fatto di organizzarlo, che si organizzino delle macchie, delle tracce, dei segni su quel foglio, può produrre una cosa preziosissima, che è molto più preziosa di quello che convenzionalmente è l'idea della preziosità. Quindi il disegno ha questa magia, che è la riflessione del pensiero che diventa un valore. Si passa dal nulla. Passi dal nulla a quello che è la cosa più straordinaria. Ecco, poi c'è una cosa nuova, no? Forse nuova non è, ma insomma abbastanza recente, a cui tu hai partecipato e aderito, no? E con questo, insomma, abbiamo fatto poi una panoramica di questa vita, no? È quello che recentemente, adesso prendo due esempi, non so, agli Uffizi di Firenze, anzi tre, agli Uffizi a Firenze, al Frick Collection di New York, piuttosto che alla Galleria Borghese di Roma tra poco, tu metti le tue opere in dei musei dove ci sono opere, non so, alla Borghese c'è la Paolina di Canova, c'è Bernini e via dicendo. Oppure negli altri ci sono quadri di Piero, di non so, così via. Com'è questo rapporto? È una cosa giusta secondo te, questa cosa di mettere delle opere contemporanee accanto a dei capolavori del passato? È una cosa che si può fare, e da un punto di vista personale è una cosa che mi stimola. Chiaramente mettere una cosa vicino a Bernini o a una tela di Caravaggio o al Canova è un qualcosa che ti stimola, che ti fa pensare al lavoro. La questione è non farlo solo per cercare un'identità o una competizione formale, perché in quel caso sei perdente. Beh, non hai detto, è un'altra epoca. Sì, lo so, però l'arte in fondo non c'è la contemporaneità dello sguardo sulle cose, quindi c'è una possibilità di lettura sull'antico come sul presente. Questo è se si pensa in questo modo non è un problema. Certamente che se si pensa all'arte come percorso dove da distinguere diverse cose cronologicamente, forse non ha senso farlo. Ma se si pensa in quest'altro modo di contemporaneità della presenza delle opere, si può fare.
Ecco, un'ultima cosa. Vieni a Torino, quanti anni hai? 20 anni? 18 anni? No, 19. 19 anni. Sono passati un po' di anni. Hai avuto un destino, come alcuni altri artisti o scrittori, no? Di avere subito successo, no? Cioè comunque un successo, adesso all'epoca non era un successo come oggi, ma un grande successo di stima, di mostre, di cose, eccetera. Come hai fatto a continuare questa cosa, cioè negli anni? Ci sono stati dei bassi, dei momenti in cui dicevi adesso cosa faccio? No, beh, quello ci può sempre essere, poi anche l'incertezza su quello che stai facendo. Il problema è quando uno fa questo tipo di lavoro non è riuscire a fare un'opera. E se fa un'opera è difficile, un'opera che abbia interesse, è difficile, però può succedere. La questione è riuscire a farla per tanto tempo, il lavoro. E si riesce solo a fare se uno trae piacere dal lavoro e se dà rispetta la materia e appunto trae piacere nel fare. Quindi questa continuità può essere data solo dal fare. Poi non importa se le cose che fai hanno interesse o meno, ma se tu l'hai fatta per il tuo piacere, probabile che le persone che le vedano tragano anche un po' di questo tipo di energia. Allora, prima di lasciarti ti faccio una domanda. Ti ha fatto piacere fare questo libro? No, mi sono divertito, ma penso che si veda leggendolo. Mi sono divertito, è stata una cosa che non si... un libro, si fanno tanti libri sul lavoro, no? Che è specifico al lavoro. E quelli cataloghi. Esatto, e questa è una cosa diversa, no? Perché è una cosa che permette di parlare di cose che altrimenti non hanno interesse legate a un'opera specifica. E questo è stato un'esperienza che è stata resa possibile grazie alla tua volontà. Perché se non c'era Alain che mi chiedeva di farlo, probabilmente non l'avrei mai fatto, una cosa del genere. E anche grazie alla sua pazienza di instradarmi, indicandomi... Sì, ho avuto pazienza di instradarlo, ma ho detto all'inizio che lui mi ha insegnato questa cosa, che lui è molto preciso e che questo libro è anche scritto da lui. Cioè, questo genere di libri si fa come abbiamo parlato prima, adesso, un po' diverso ma più o meno. E c'è un registratore, poi dopo si sbobina la registrazione, si corregge, eccetera. Però noi abbiamo capito che era diverso, cioè che lui doveva scrivere. Allora io gli mandavo delle domande, ma lui poi le scriveva. Cioè prima no, ma poi a un certo punto sì, le scriveva. Sì, abbiamo iniziato sbobinando la conversazione, poi era complicato perché io mi rileggevo, non mi piaceva quello esatto, che avevo detto, quindi cercavo di riscriverlo. A quel punto siamo partiti scrivendo e confrontandoci man mano che procedeva al lavoro. Troverete molte altre pagine, perché non possiamo stare qui 12 ore a annoiarvi, però c'è anche tutto un percorso di una Torino, la Torino degli anni di piombo, la Torino... Tra l'altro voi avevate la galleria nello stesso palazzo. Era via la galleria di Speroni, era Corso San Maurizio 27. Nello stesso portone, se si scendeva, c'era la sede di Lotta Continua. Ecco, però non eravate politici voi. No, non c'era. No, non, il dogmatismo della politica non è mai favorevole all'arte. In qualsiasi situazione. Perché l'arte... Ma no, è una cosa diversa. Non è che l'arte non sia politica, però non, se cade nel dogma perde la sua motivazione di invenzione, di poesia. Ma comunque quegli anni orribili, per un certo verso, invece voi eravate molto vivaci, no? Andate nelle trattorie di Torino la sera. Beh, sì, cioè, non...
no? C'era... Sì, c'era un... Cioè, uno pensa sempre che quando c'è la pandemia o c'è una guerra, invece la vita va avanti. Sì, la vita va avanti. Si andava a mangiare in un posto che non esiste più, che aveva un nome bellissimo, il Sollazzo Gastrico, in via Palazzo di Città.